Ciao amiche, ciao amici, bentrovati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Dunque, video detersivi terminati. Faccio questo video con leggero anticipo perché siamo a metà mese, perché il mio bustone praticamente è colmo e quindi io non riesco più a conservare altri prodotti. Ovviamente poi ci sarà il video scoperte detersivi e poi gli altri detersivi terminati, però in questo caso ho diverse cose e quindi ve le volevo mostrare. Allora, guanti della marca V5, questi si comprano al Lidl, costano sotto l'euro e sono due paia di guanti. Allora, sono guanti piuttosto sottili, non sono guanti particolarmente resistenti rispetto alla vostra misura, perché io dovrei comprare la small. Se comprate una misura leggermente in più, quindi la media, si rompono meno facilmente. Devo dire che io sono una che molto spesso non utilizza guanti. Diciamo che però in alcuni casi è indispensabile che io li utilizzi, quindi compro tranquillamente questi di Lidl, anche se non mi piacciono particolarmente. Ce ne sono sicuramente dei migliori. Ovviamente per il prezzo che hanno, 2 paia 99 centesimi, vanno più che bene. Poi risparmio casa, spongi cucina, spugna alta qualità 5 pezzi. Queste erano le spugne, quelle che hanno la parte appunto in spugna e una parte abrasiva. 90 centesimi, 99, comunque sia sotto l'euro. Allora, per una vita più facile, bastasse la spugna per una vita più facile. Allora, resiste a lungo, adatta a pentole, griglia e forni, per una pulizia completa della cucina. Allora, un'autentica boiata, la parte praticamente abrasiva è pari al nulla. Non le comprerò mai, mai più, anche perché le devo cambiare con una frequenza che mi sarei comprato una spugna d'oro, minimo. Poi, carta igienica Foxy 4 rotoli, questa è la mega, secondo me è una delle migliori. Quando si trova in offerta io ne faccio sempre scorta, perché i rotoli sono belli compatti, durano un sacco di tempo, mi piacciono tutto. Poi candeggina varechina, questa del, non ricordo questa dove l'avevo comprata, forse l'avevo comprata da acqua e sapone. Battericida, ottima per bucata a mano e lavatrice, io la utilizzo per sbiancare i panni, quelli che non mi sono venuti perfettamente puliti. Mi sono trovata bene, ecco, per me, per l'uso che ne devo fare io, va benissimo, e costa anche poco, perché devo dire che mi sembra siano 4 litri o 5, 4 litri sotto i 2 euro sicuramente. Poi, ammoniaca del marchio Quando È, questa si compra da Tigotà, ammoniaca profumata, sgrassa, lucida, pulisce, con tappo di sicurezza salvabimbo. Io la compro, la ricompro, di qualunque marca, in qualunque supermercato io mi trovi, la compro, a me vanno bene tutte. Ecco, io normalmente con l'ammoniaca o lavo, faccio acqua calda e un goccino d'ammoniaca e lavo le porte di casa, oppure faccio alle volte l'aggiungo nel secchio che utilizzo per lavare i pavimenti. Molto spesso la utilizzo anche quando devo lavare magari i terrazzi, quella volta in più, perché io normalmente lavo il pavimento ogni giorno e quindi lavo anche i terrazzi, però può succedere che magari sia venuto l'acquazzone improvviso, sia venuto qualunque cosa, mi vola terra da tutte le parti, vado di ammoniaca. Poi una confezione di bicarbonato, questa l'ho comprata a Lidl, 49 centesimi, 50 centesimi, io lo utilizzo sia come assorbio odori, sia come prodotto da addizionare al bucato, la utilizzo per la pulizia dei tappeti, come assorbio odori appunto nel frigorifero.
tantissimi usi. Poi Aurora, panno amico 40x20, questi sono i panni cattura polvere, prodotto 100% italiano, erano quanti panni? 20 panni, erano 40x20, molto, molto, molto grandi, diciamo come misura mi piacevano, facevano il loro, hanno fatto il loro dovere, si sono comportati benissimo. Non so dove reperirli perché io ero senza e me li ha dati mia madre perché era nel periodo in cui si poteva uscire poco e non li trovavo e mia madre mi ha detto guarda io ne ho di scorta, te li do io, devo chiedergli dove li ha comprati. Poi questo no. Lui, il mitico VC gel con candeggina di acqua e sapone, 1,09 euro, secondo me è imbattibile, come pulisce lui non pulisce nessuno. Attenzione perché qualcuno mi ha segnalato che nel suo acqua e sapone non lo trova. Fate attenzione perché rispetto a tutti gli altri detergenti per il WC di marca più conosciuti, questo viene messo un pochino nell'angolo, quindi cercate perché lo trovate molto spesso sta proprio a terra, nel ripiano a terra, ben nascosto, ben in fondo. Infatti anche l'altra volta era andato in un altro acqua e sapone, ho detto cavolo qua non c'è, invece poi ho guardato e sta bene imboscato, ma ho notato che sta anche nell'altro acqua e sapone imboscato. Poi carta forno Domopack, buona, diciamo che io le carte forno non noto queste grandissime differenze. Brillantante dell'April, bicchieri brillanti, extra asciugatura anche sulla plastica, antialone, protezione dal calcare, brillantezza della lavastoviglie, un buonissimo prodotto, 500 ml, non ricordo quanto l'abbia pagato, sicuramente è un prodotto che ho acquistato in offerta, mi è piaciuto, ve lo consiglio. Poi cos'è volato? Vetronet, questo è della Marbeck, è un pulitore ideale per la pulizia quotidiana di vetri, specchi, marmo lucido, rivestimenti ceramici, acciaio inossidabile, laminati, plastici e superfici smaltate. Che dire, questo prodotto a me è stato inviato, pulisce molto bene, però secondo me in questo caso ci sono altri prodotti analoghi che costano molto molto meno. Io adesso non so il prezzo di questo, ma sicuramente non è un prodotto economico. Secondo me ci sono altri prodotti che fanno lo stesso identico lavoro e costano decisamente meno. Ho terminato questo maxi fustone da 50 lavaggi di Biopresto con agenti sciogli macchie attivo su 100 macchie. Non so se lo ricomprerei, non mi ha entusiasmato particolarmente, forse dovessi trovarlo in super offerta lo comprerei, sicuramente non è uno dei miei preferiti. Bocciato anche quest'altro detersivo della Pratic, detersivo lavatrice concentrato profumante con enzimi attivi, rimuove ogni macchia, rispetta capi e colori, efficace in acqua fredda, 10 lavaggi. Allora, i prodotti di questa marca qua, Pratic, si trovano normalmente al discount Ecom, ma voi li trovate anche alcune volte da Risparmio Casa. Tra l'altro alcuni prodotti sono davvero eccezionali, perché io qualcuno l'ho provato e ne vorrò provare degli altri, ma questo prodotto qua mi ha deluso, non lava per niente bene, diciamo che lava poco e niente, quindi è un prodotto che io non andrò a ricomprare sicuramente più. Poi Cura lavastoviglia marchio Risparmio Casa, questo è quello bifasico, mi è piaciuto, lo compro e lo ricompro normalmente senza alcun problema. Poi
lui. Pulialcol, detergente igienizzante multiuso, sgrassa senza aloni, profumato, ai fiori di campo. Questo l'avevo comprato da Risparmio Casa, non mi è piaciuto, assolutissimamente no, non mi piace il pulialcol, non mi piace il concetto del pulialcol. Io non trovo, non riesco ancora oggi a trovare l'alcol normale. Tra l'altro io ho visto alcuni video di persone che hanno trovato l'alcol e i prezzi sono davvero, cioè nel senso sono aumentati tantissimo. Io lo trovo davvero vergognoso. Comunque andiamo avanti. Poi terminato questa spuma di champagne Marsiglia, questo 18 lavaggi, efficace a freddo. Questo mi è piaciuto tanto. Tendenzialmente questi detersivi della spuma di champagne mi piacciono, non mi piacciono quelli per che vengono quelli liquidi nella confezione scura per i capi scuri, ecco, quelli non mi piacciono, no, 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 quello non mi è piaciuto assolutamente. Questo l'avevo comprato in offerta, mi è piaciuto tanto tanto, ne ho ancora un pochino perché io l'ho travaso da un'altra parte, ma mi è piaciuto. Terminate queste glizzy di Vileda, queste sono le pagliette saponate, 8 pagliette saponate, io le uso poche volte, mi piacciono comunque sia tanto. Queste di Vileda sono davvero davvero ottime. Poi ho un po' di detersivi di cui vi devo parlare a parte. 1, 2, 3. Allora, poi ancora questo, 1, 2, 3. Allora, iniziamo con questo ammorbidente green della Green Nature. Questo mi era stato inviato come omaggio da Biolindo, perché avevo fatto appunto un ordine su Biolindo, certificato ICEA, ecodetergente, dose per una lavatrice, appunto era un ammorbidente bucato a mano in lavatrice con olio essenziale di lavanda. Allora, mi è piaciuto, anche se io sto abolendo l'uso dell'ammorbidente, il profumo di lavanda non si sente però minimamente, quindi ammorbidiva soltanto i panni. Quindi è un prodotto che non andrei a ricomprare. Ammorbidente, estratto di ammorbidente con esclusiva tecnologia Fresh Lock Micro Caps, 100% freschezza per 96 ore, della Deo 3 Gold Vaniglia 60 lavaggi. Allora, questo ammorbidente non mi piace assolutissimamente per niente. Innanzitutto non mi ero neanche accorta che la fragranza era alla vaniglia. Annusandolo così sa di sciroppo alla fragola che prendevo da bambina e già mi disgusta. Ammorbidire i panni li ammorbidisce, ha una grandissima pecca. A me questo prodotto è stato inviato, io come parlo bene dei prodotti, cioè io sono super onesta, nel senso, a prescindere che mi sia stato inviato, io dico quello che penso, non me ne frega proprio assolutissimamente niente. Voi guardate questo ammorbidente quanto è denso, ma forma proprio una sorta, vedete, di si aggruma tutto, diventa quasi una sorta di budino molto molto liquido e ingrassa tantissimo i panni. È un prodotto che io sicuramente dovessi andare a comprare un ammorbidente, uno non lo comprerei perché secondo me costa anche una bella schioppettata. Due, a prescindere dalla schioppettata che possa costare, perché ad esempio c'è, che so, l'ammorbidente di Millefiori che costa, però è davvero valido, per quanto poi io adesso sia passata ad un altro tipo di prodotto per ammorbidire il bucato, però quello devo dire che il suo lavoro lo fa. Questo ammorbidisce i panni, però li ingrassa tantissimo, ma voi lo vedete proprio che è grasso e budinoso quando voi lo andate proprio a versare
nel vano appunto dell'ammorbidente. Ancora questo detergente universale della Verde Più per pavimenti. Allora, questo detergente qua della Verde Più a me è stato mandato. Io l'ho utilizzato sia per i pavimenti, ma mi è piaciuto ancora di più utilizzarlo per andare a pulire il bagno. Un prodotto davvero buono, pH neutro, igienizzante, lasce sanitari che sono una bellezza, con un profumo di pulito stratosferico. Quindi questo ve lo straconsiglio, questo me lo tengo perché mi serve lo spruzzino bello grandone. Ultimo prodotto e poi abbiamo finito, perché gli altri sono tutti i prodotti di cui vi voglio parlare nelle scoperte. Allora, questi qua, il detersivo in fogli. Detersivo in fogli di cui ho fatto già un video dimostrazione, dove appunto facevo vedere l'utilizzo di questo detersivo in fogli. Ovviamente è un detersivo ecologico, biodegradabile, si possono fare 16 lavaggi, sono 8 foglietti, dovete praticamente dividerli in due in base alla durezza dell'acqua, in base al carico del bucato. Considerate che per una lavatrice normale è necessario mettere comunque sia un foglio intero, quindi secondo me si possono fare 8 lavaggi. Costa un bel po', perché io l'ho comprato in offerta, ma costa, mi sembra, quasi 3 euro, non in offerta. Allora, io il prezzo non lo ricordo, però sicuramente mi ricordo che non è un detersivo economico. Io l'ho comprato proprio perché era in offerta e avevo desiderio di provarlo. È un prodotto che io boccio, non perché lavi male. Allora, lava bene, ovviamente dovete utilizzare 2 foglietti. È un detersivo che va bene per chi fa poche lavatrici, per un single. Non è un detersivo, secondo me, che può comprare almeno una famiglia, nel senso d'abitudine, se fa tante lavatrici. C'è gente che io leggo che fa 3-4 lavatrici al giorno. Se fai già che 4 lavatrici al giorno, questo qua te lo sei fumato praticamente in 2 giorni. Quindi un prodotto assolutamente antieconomico. È un prodotto valido perché è carino e simpatico, l'idea che cioè mettetegli il foglietto, questo poi si scioglie completamente, non lascia residui, però non è un detersivo, secondo me, che va bene per, diciamo, dovrebbero esserci più fogli e consentire più lavaggi a un prezzo molto più abbordabile, perché dice 16 lavaggi, ma 16 lavaggi in una fabbrica, perché se mettete mezzo foglietto non vi lava assolutissimamente. Assolutissimamente niente. Bene, detto questo, io spero di esservi stata utile. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like di supporto, attivare la campanella per non perdere i prossimi video e seguirmi su Instagram nella mia pagina Passione Pulizie. Io vi ringrazio, vi auguro il meglio, un bacio a tutti, alla prossima.